CV. In questo momento vogliamo rileggere il Vangelo del battesimo di Gesù, narrato dall'Evangelista Matteo. Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ecco, stasera vogliamo meditare, contemplare due movimenti che questo brano del Vangelo ci propone, soprattutto entrata di Gesù nel Giordano, nelle acque sporche del Giordano, che voi sapete molto bene perché questo fiume è molto sporco. Se qualcuno va in Israele, fino ad oggi queste acque sono torbide. Allora Gesù entra nella fragilità dell'uomo che viene rappresentata da questo fiume sporco, entra nel peccato dell'uomo, nel limite dell'uomo. E questo è il primo movimento. E il secondo movimento, l'uomo che viene battezzato anche in questo Giordano, lascia il suo peccato, viene purificato, pulito, e Dio entra e al contrario si sporca, prende su di sé questo peccato. Due movimenti opposti. Dio che entra nell'acqua per essere battezzato, perché lui non doveva essere battezzato, non aveva nessun bisogno, per indossare, carissimi, tutti i nostri peccati su di sé. E noi entriamo nel battesimo per, al contrario, lasciare il nostro peccato. Perciò, caro fratello, cara sorella, noi abbiamo il nostro prezzo. Il nostro prezzo è il sangue di Cristo. Infatti, sappiate che nell'antichità, potete leggere anche l'Antico Testamento, nel Santo dei Santi, era un posto nel Tempio di Gerusalemme, poteva entrare solo arciprete, nessun altro. E quando gli israeliti facevano un rito che si chiamava Purim, purificazione del popolo, perché non esisteva la confessione, allora arciprete raccoglieva tutte le confessioni, tutti i sacrifici, e da solo entrava in quel posto che si chiamava Santo dei Santi, una specie di camera del Tempio, e offriva tutti questi peccati a Dio. E sapete che alla sua caviglia attaccavano una catena, perché se per caso morisse si poteva tirarlo fuori, nessuno poteva entrare nel posto Santo dei Santi. Ma perché ve lo dico? Perché, vedete, stiamo riflettendo sul primo passaggio: Dio che entra nel Giordano dei nostri peccati, dei nostri limiti, delle nostre fragilità, e paga per questa entrata col proprio sangue, sul Golgota. E a un certo punto San Paolo dice che Gesù, dopo la sua morte, con le stigmate, con i fori sulle mani, sui piedi, sul costato, entra nel santuario del Padre, e questa volta non col sangue, diciamo, degli animali impuri, per offrire questo sangue al Padre, ma col proprio sangue versato per noi. E dice: papà, papà, papi.
ti presento i miei fratelli e il mio sangue per loro, perché tu mi perdoni. E San Paolo e poi San Pietro dicono: pensate che il padre, vedendo il sangue del proprio figlio versato, non poteva perdonare, poteva non perdonare quelli che Gesù guardava dentro se stesso. Incredibile. Ecco perché siamo perdonati. Capite? Tu, caro fratello, cara sorella, è il tuo prezzo, il sangue di Dio, il sangue di Gesù. Questo è il significato, carissimi, del battesimo di Gesù. Perciò, ecco, Gesù entra nel letto del Giordano per assumere tutte le nostre difficoltà, tutti i nostri problemi, i nostri peccati. Non so, mi viene in mente adesso, non ho mai pensato, ma l'uomo stava annegando nel peccato in quel fiume del Giordano, dal punto di vista estetico, morale, della bellezza. È stato salvato da Gesù. E com'è un salvataggio? Anche in questa estate, in Sicilia, quando con Alleanza siamo andati per fare gli esercizi spirituali, abbiamo salvato due fratellini nel mare. Non avevano più forza di arrivare proprio alla riva. Incredibile, grazie, grazie, grazie. Uno più grande diceva a Davide, qua presente, al suo papà, che li hanno salvati: grazie, siamo salvi. Capite? Noi dobbiamo, ecco, lodare il Signore perché ci ha salvati, carissimi, perché eravamo perduti per eternità. Allora, vedete, Beata Luisa Picaretta diceva che quando Gesù le è apparso ha detto: Luisa, di a tutti che io ho vissuto la vita di ogni uomo, da Adamo fino all'ultimo nato, in una perfezione, in un modo perfetto. E mi ha colpito questa frase, carissimo, perché esiste una vita, una versione perfetta della mia vita, che qualcuno ha già vissuto la mia vita in modo, in versione perfetta. E questo qualcuno, con Q maiuscola, è Gesù. Perciò, vedete, noi dobbiamo un po' scoprire questa versione perfetta in Gesù. Infatti, nel Giordano il Padre dice: questo è il mio figlio amato, in cui mi sono compiaciuto, seguitelo. Questa immagine, carissimi, che dobbiamo un po' scoprire. Perché? Perché dobbiamo scoprire questa immagine? Perché i padri della Chiesa dicevano che c'è stata una scissione di due immagini, quella di Dio e quella del mio io, la separazione. All'inizio queste due immagini non esistevano, esisteva solo un'immagine, quella di Dio. L'uomo è stato fatto ad immagine di Dio. E dopo il peccato originale del paradiso terrestre è stata una divisione, una scissione. E da là iniziano i problemi. Non so se sapete, ma dal punto di vista fisiologico, il cancro, cosa vuol dire? È proprio divisione, la scissione della cellula. Capite? Una cellula che si divide in maniera sbagliata e ha il cancro. Perciò, da questo punto di vista, possiamo dire che il peccato originale, perché Dio entra nel Giordano per toglierlo, è un cancro della nostra spiritualità, della nostra morale, della nostra vita. Questa scissione, questa separazione di due immagini. E proprio in questo momento, carissimi, nasce quell'uomo egoista, quell'uomo narciso, quell'uomo che, come dicevano tanti santi, se non viene curato, e noi qua nei nostri incontri del lunedì e del giovedì, cosa facciamo? Curiamo questo
questa malattia, questo cancro del proprio io. Se non viene curato, i padri della Chiesa dicevano che viene ipnotizzato dalla propria immagine, narciso, e si addormenta e non vede più il mondo che lo circonda, viene ipnotizzato, capite? Da se stesso. Se voi andate per le vie di Milano e vedete tutte queste vetrine, come la gente si veste, come si guarda, è una società ipnotizzata da se stessa. E voglio dirvi che nelle nostre case i mariti, i mogli, i figli non vedono se stessi perché sono ipnotizzati da se stessi, dall'immagine del proprio io, immagine che è stata divisa dall'immagine di Dio. Di conseguenza, se tu non hai Dio, non ami Dio, non puoi amare l'altro. Questa scissione patologica fa che l'uomo non è, se non ama Dio, non riesce ad amare l'altro, lo tradisce. E questo è il Giordano, carissimi. Perciò Dio è venuto per saldare di nuovo queste due immagini, perché noi possiamo assomigliare veramente a Dio. Allora, a questo punto, guardiamo un po' cosa succede quando questa immagine non è saldata, perché noi siamo nel mondo, viviamo nel mondo di evangelizzazione, dobbiamo evangelizzare. Evangelizzare significa proporre questa immagine unita, ok? Allora vedete, se l'uomo vive un po' lontano da Dio, viene ipnotizzato, come ho detto, perde la prospettiva, l'equilibrio, allora in qualche modo inizia a crescere male questo suo io, questo suo ego. E ci sono due cose che voglio sottolineare. Dentro dell'uomo ci sono due facoltà. La prima, che è fantastica, che è la sua capacità intellettuale, creativa, quasi, quasi illimitata. Perché se noi guardiamo che cosa Dio ha fatto, è una cosa incredibile, che cosa l'uomo ha fatto, è una cosa incredibile. È andato sulla Luna, ha inventato l'internet. Nei miei occhi ci sono adesso le lenti a contatto, capite? Cioè, guardate tutti i social che nascono, i nostri cellulari, capite? Un sacerdote mi ha raccontato che negli anni 80 andava in mezzo ai boschi polacchi in una macchina, e poi aveva davanti un'altra macchina con un cantante. Andavano a fare una specie di incontro in una parrocchia sperduta, diceva, pioveva, un disastro, la neve, polacca, ghiaccio. A un certo punto chiama un giornalista dagli Stati Uniti, da New York, perché era un sacerdote famoso, e dice, senta bene, lei potrebbe entrare adesso in antenna, in diretta, perché abbiamo bisogno di lei, ecco. Gli ha parlato di un tema che voleva che lui affrontasse, solo che c'è un jingle, si chiama un passaggio così, quando finisce questo jingle, siamo in diretta, lei entra. E questo sacerdote dice che a un certo punto, sto aspettando che finisca quella parte che sento nella cornetta, e sento che in diretta da New York c'è il mio amico che ho davanti, quell'altra macchina, perché senza sapere quello prima si è collegato con quel cantante. E diceva, mamma mia, che tecnica! Avete capito? In un posto sperduto negli anni 80,
in due macchine diverse, ecco, ci sono due uomini che vanno in diretta a New York in una radio. Ok? Perciò mi sono allungato un po'. Allora, da una parte c'è questa capacità intellettuale e creativa dell'uomo che gli fa credere come se lui non avesse più limiti, che lui è la misura di se stesso. E dall'altra parte c'è dentro di lui questa fragilità fisica e istintiva. Capite? E qua entra un conflitto. Perché il nostro corpo è fragile, perché invecchia, perché si ammala. Capite? Perché siamo pieni di istinti. Anche qua entrano i nostri peccati, lussuria, accidia. Capite? Gola. Capite? Perciò, vedete, da una parte ci sembra di essere forti, grandi, ma dall'altra parte stiamo morendo. Se noi guardiamo ad esempio animali, loro quasi quasi dal punto di vista istintivo sono in una situazione migliore, perché l'animale quando mangia, a un certo punto quando non ha fame, smette. L'uomo no. L'uomo, se non gestisce se bene, se stesso bene, rischia veramente di andare nei peccati tipo gola, tipo accidia, eccetera. Avete presente questa difficoltà adesso? Di istinti e la nostra fragilità fisica. E qua qualcuno ha detto che l'uomo inizia a vivere tra due polarità. Cioè, da una parte c'è questo delirio dell'onnipotenza, che possiamo fare tutto, capite? Possiamo inventare, non so, tutto ciò che vogliamo, la clonazione, ad esempio. E dall'altra parte c'è questo altro polo della depressione. Quanti di noi hanno paura di ammalarsi? Sono depressi. Quanti di noi hanno paura di morire? Capite? Perciò, cosa vuol dire? Che l'uomo si accorge che ha un limite, ha un limite. E Dio, entrando nel Giordano, entra nel limite dell'uomo. Noi, carissimi, abbiamo bisogno, per i nostri limiti, qualcosa più grande di noi, per trovare la nostra tranquillità, per trovare la pace. E questo qualcuno più grande, questo contenitore, questa che ci contiene, se noi troviamo, allora l'uomo inizia a trovare quell'equilibrio. Ovviamente, questo più grande è Dio. Noi viviamo in Dio. Ma poi ci sono altri, questi, scusate per questa parola, questi contenitori, che sono la famiglia, che è più grande di te, la comunità. Ma sono anche, sto pensando, lavoro, i soldi. Sono questi contenitori che ci permettono soprattutto di capire chi siamo, trovare la risposta sulla nostra identità e dopo che cosa possiamo fare. Per dirvi che ringraziamo Dio anche per questo contenitore santo che è la nostra comunità. Perché io non ho, ad esempio, certe cose. Ma quando siamo insieme, se tu ce l'hai queste cose e se noi ci amiamo, come se io avessi i tuoi carismi, i tuoi doni. Questo vale anche per la famiglia, per ogni società. Ma quando ci amiamo, quando c'è questa fusione, questo saldamento dell'immagine di Dio è mio, allora io sono a questo punto capace di amare. Se no, divento sempre più egoista. Perciò, vedete, io vedo che questa entrata di Gesù nel Giordano, nel nostro Giordano, è una giornata, è un movimento.
movimento che ci guarisce. Un padre diceva che ci sono tre santi, un po' ironizzando, forse anche questa immagine potrebbe aiutarci. Cosa vuol dire che il Signore prende i nostri peccati, i nostri limiti? Lui diceva, la santa fossa, la santa curia e il santo moncherino, moncherino, che rappresentano tre diversi tipi degli uomini, di questi limiti. La santa fossa rappresenta quegli uomini che sempre dicono non valgo niente, non ce la farò, sono un fallito, sono proprio un uomo incapace, eccetera. Cioè quegli uomini che si lamentano sempre, vivono, si sentono proprio affondati, la fossa, affossati. Questa è la prima parte, ecco, di questo limite, perché dobbiamo anche scoprire che cosa vuol dire questo limite. Limite anche è questo non valere. Di conseguenza non si occupano di nulla perché sono sempre preoccupati. Noi invece diciamo si è occupato ma non preoccupato. Allora l'uomo della fossa è uno che non si occupa perché è sempre preoccupato, sempre dice io non vado. Poi al contrario, la curia rappresenta, ecco, altezza, come le curie del nostro uomo. Quando uno dice sono io, sono io, sono io, sono capace, sono migliore di tutti, è un grande egoista. E poi il terzo tipo è moncherino, che rappresenta uno che elemosina sempre da tutti, non fa niente ma solo elemosina, non dà niente da se stesso. Ecco, questi sono i limiti. Mi piacerebbe che facessimo un po' di anche riflessione su queste tre facoltà che a volte in qualche modo ci stanno attaccando, ci stanno disturbando, e chiedere a Gesù di venire e guarirci, ecco, da questi limiti molto molto particolari. Perciò, ecco, questa direi è l'immagine di questo Gesù che entra nella nostra vita. Chiediamo anche stasera, carissimi, di essere portati all'equilibrio. Ripeto, sto pensando a questa polarità un po' sbagliata, a questi due poli: o essere depressi perché siamo nella fossa, oppure vivere questo delirio della onnipotenza, curia. Capite? E di conseguenza tutti e due poi sono moncherini, perché stanno elemonizzando così. È proprio così. Capite? Bene, allora questo è il primo movimento. Adesso, quando Gesù entra per guarire il nostro peccato, vi ricordo che il peccato, perché questo movimento è importantissimo, il peccato è sempre costruito, vi ricordo, dal nostro limite, dalla nostra fragilità, nella mia mano, e dalla radice, che è il nostro orgoglio. E quando tu ti penti nel confessionale, nella preghiera, limite si stacca dall'orgoglio, anzi orgoglio, la radice si stacca dal limite e rimane solo il limite, la tua fragilità, ma non sei più peccatore, perché la radice è stata strappata. E nel limite arriva Dio per addirittura incontrarci. Perciò noi non dobbiamo avere paura del nostro limite, della nostra fragilità, ma del nostro orgoglio,
E guardate, questo orgoglio esiste in queste tre posizioni, non solo sulla curia, ma anche quando sei nella fossa, anche questo orgoglio, e anche quando stai elemosinando, anche questo orgoglio. Riconoscere questa maschera, perché vedete, tutte queste tre, tutti questi tre movimenti vanno contro la nostra personalità. Sapete che cos'è persona? Persona nella lingua greca, alla lettera, significa volto. Volto. Perciò Dio che entra nel Giordano lascia sull'acqua il riflesso del suo volto. E Dio Padre lo vede e dice: ecco il mio figlio prediletto, amato, lo riconosco. Perciò la Santa Trinità sono tre persone, non sono, come vi dicevo, tre individui. E la persona ha un volto. Ha un volto. Perché è così importante, carissimi? Perché, ecco, adesso, quando stiamo per riflettere sul secondo movimento di evangelizzazione, quando io sono stato battezzato, devo essere spinto da questo amore che ho ricevuto ed evangelizzare gli altri, andare a raccontare che Dio veramente è amore e presentare il volto. Ma spesso l'evangelizzatore non conosce il volto perché non lo porta in se stesso di Dio. Perciò come può trasmettere il volto di Dio? Perciò parla delle stupidaggini. Parla di Dio come idea, come un concetto teologico, come una struttura ecclesiastica, eccetera. Ma non presenta il volto di Dio. Perché? Perché non è una persona. E la persona chi è? La persona è un essere che sa relazionarsi con tutti quelli che ha intorno, non solo con i belli, ma anche con i peccatori. Perciò vedete, evangelizzare significa mettersi come Gesù nel battesimo in questa fila con i peccatori. Io, mentre preparavo questi pensieri, pensavo a me stesso, a volte vado a confessare in Duomo e c'è una fila per entrare mezzo chilometro. Ovviamente non posso aspettare perché ho l'orario, perciò mi avvicino come tutti i soli e dico: sono confessore. Allora la guardia mi dice: passi, capite? Passi. Ma probabilmente Gesù non avrebbe fatto una cosa del genere. Si metterebbe insieme con questa fila per chiacchierare, forse uscirebbe un po' prima, per lasciare il volto del Padre. Capite che Gesù, quando entra nel Giordano, non entra per una porta di servizio. Infatti, il Battista gli propone una cosa del genere. Tu sei venuto qua, ma guarda che io so chi tu sei. Passa, 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 neanche voglio battezzarti. Sei già a posto. E Dio dice: no, nessuna porta di servizio. Perciò, vedete, evangelizzare significa mettersi in fila con i peccatori e prendere anche il loro, in qualche modo, peccato su se stessi. Non essere peccatori, non diventare peccatori, ma assistere alle vite sperdute della gente di oggi per aiutare a scoprire questo volto misericordioso del Padre. E come si fa? Soprattutto non giudicare, perché appena vi ho detto che l'uomo è fragile, ha i propri limiti, capite? Non devi ricordare una cosa del genere. Allora, soprattutto, carissimi, pregare e perdere il tuo tempo per loro. Io sono stato colpito da due persone ultimamente. Uno era il cappellano di San Vittore, è un padre religioso. I frati, anzi i padri del suo convento, mi raccontavano che quando tornava a casa per tre giorni dopo la visita a San Vittore era a letto, sfinito, malato, sempre malato.
e poi si riprendeva e subito tornava. E i frati si lamentavano perché lui, secondo loro, non stava ai propri servizi della comunità. E quando è morto hanno scoperto che quando andava nel carcere dedicava un giorno intero a un carcerato solo e dava tutto se stesso a lui. E quando tornava arrivava questa malattia che i medici non hanno mai scoperto, una malattia inesistente, un tocco del male attraverso cui lui purificava la vita di quel carcerato, che cambiava la vita e si convertiva. Io adesso sto guidando alcune suore, ma da una sono molto colpito, perché quando ha dedicato la sua vita per la guarigione della sua comunità, di tutte le suore nel mondo, perché ci sono le cose che non vanno bene nel convento, nella famiglia religiosa, praticamente non è uscita dal letto, ma il dolore proprio dal mattino alla sera, i medici non sanno che cos'è, lo so, anche lei sa. Capite? Un altro Cristo che va in croce per aiutare Gesù a salvare queste anime, queste fragilità umane. Non so se avete sentito, ma Simone Weil spiegava questo movimento in maniera pazzesca. Ecco, che più o meno così, che gli uomini di Dio, cioè Dio vero in questo senso, sa mutare la violenza in sofferenza. Il Dio invece con D minuscola, falso idolo, sa mutare la sofferenza in violenza. Perciò prendiamo queste due persone, questo cappellano, questa violenza nel carcere, come la muta? Attraverso la sua sofferenza, capite? La muta in sofferenza, ma che poi si tramuta ancora nella conversione. Questa suora vede questa violenza nel convento, capite? E attraverso questa violenza che muta, viene mutata in sofferenza e poi nel conversione di diverse suore. Noi siamo stati, carissimi, tutti battezzati. Abbiamo sperimentato questo amore anche questa sera di Dio. Avete sperimentato o no? È certo che è passato Dio. Perciò adesso dobbiamo uscire e trasmettere questa immagine di questo volto alle persone che ci aspettano. Ma voi siete pronti o no? Io sono stato molto colpito una volta facendo l'adorazione di notte, ho aperto Diario della Faustina e lei diceva così, che le è apparso Gesù dicendo: ricordati Faustina, che ogni uomo che mi ama, ma veramente che mi ama, che ha scoperto il mio volto, diventa una luce nelle tenebre, che brilla nelle tenebre. E più mi ama, più questa luce è forte e si estende, emana, anche se i suoi familiari non lo vedono e non lo sanno, nei parti più lontani del mondo. Mamma mia. I familiari di questa persona, e noi conosciamo tantissimi familiari che prendono in giro le madri, i padri perché pregano, e Gesù diceva: la luce di questa anima, sappi Faustina, che brilla non solo nel loro vicinato ma anche nell'altro continente, perché lo spirito di questa persona sa passare oltre le mura. Non è bello? Guardate che in questo senso questa serata è una luce. Quando siamo entrati qua, Padre Massimo diceva: guarda come loro si salutano, questo è un segno dell'amore, della luce. Chissà dove questa luce adesso sta brillando, in diversissime case che forse veramente, dove la gente litiga, dove non si perdona, forse qualcuno oggi ha deciso di non uccidere
uccidere qualcuno. Voi non sappiate quanto noi siamo fortunati. Una volta è venuto un uomo da me che è appena uscito dal carcere e dice: padre, sono vecchio, sono uscito dal carcere, tu potresti aiutarmi? Ma quanti anni hai vissuto in questo carcere? Quasi tutta la vita. Ma che cosa è successo? Mi ha raccontato che davanti a un bar sono arrivati due suoi amici che lui conosceva da sempre. E c'erano due gruppetti, lui con i suoi amici giovani, e a fianco un altro gruppetto col suo papà e con gli uomini più anziani. Questi due si sono fermati in moto, uno è sceso e ha ammazzato suo padre davanti a tutti, e sono partiti. È un cerchio mafioso, ovviamente, e hanno deciso tutti di non parlare, e la polizia non ha mai scoperto, poi hanno scoperto. E noi poi ci frequentavamo, guardate, lui dice, ma che con questi assassini del padre? Certo, perché eravamo tutti proprio amici. E poi che cosa è successo? E poi è successo che un giorno ho preso un po' di droga. E dico, ma come mai non hanno arrestato questi due? Magari, padre, mi salverebbero la vita. Perché un giorno lui, con fredde sangue, con sangue freddo, ecco, ha ammazzato questi due. Vi dico questa cosa, carissimi, perché noi non ci rendiamo conto in che società stiamo vivendo. Noi siamo fortunati, graziati, che Dio è con noi, che noi abbiamo questa luce, che questa immagine viene saldata. Capite? C'è da immaginare la vita al posto di questo uomo. Capite? Guardate quanto Gesù è buono, e noi dobbiamo andare verso Lui, verso queste persone che si sono perse, e aiutarle, perché Lui non ha mai incontrato Gesù. Lui mi dice: padre, ma chi è questo Gesù? Chi è questo Gesù? Lui. E abbiamo iniziato a parlare. Ma lui non ha mai incontrato. Non ha mai incontrato, carissimi, Gesù come tu hai incontrato, come me, come io ho incontrato. Qualcuno potrebbe chiedermi, e qua concludiamo, ma se per caso la fede finisse, perché i tempi sono difficili, se la gente smettesse di credere, se non ci fosse più la fede nostra qua, il mondo si salverebbe o no? Sì o no, secondo voi? No. Sì. Sapete perché? Per la promessa di Dio, perché Dio ha promesso la salvezza, il suo ritorno a quelli che sono già abitati nel cielo. Abramo, Isacco, apostoli, vostri genitori morti. Dio mantiene le sue promesse. Sapete quanta gente ha sofferto? È morta. La salvezza è legata anche al passato, alla promessa di Dio. Io ad esempio sono un sacerdote convertito, ma pensando con questo pensiero dicevo: mamma mia, forse anche la morte di mia mamma, chissà che cosa lei ha vissuto quando moriva. Forse anche questa morte, la promessa ha fatto che questo figlio si è convertito. Perché? Perché Dio ha promesso. Capite? Se tu sei qua, può darsi perché c'è qualcuno che ha pregato per te, qualche santo, qualche familiare, qualche antenato che tu non conosci neanche. Forse tua figlia. Capite?
Noi non possiamo sapere che cosa l'uomo, come l'uomo lascia questo mondo. C'è un dialogo. Capite? Perciò ecco, vi ho lasciato questi pensieri, adesso subito andiamo nei nostri atelier e cercate ecco, di approfondire un po' questi due movimenti. Gesù che prende i nostri peccati su di sé e che noi possiamo poi portare questa luce e portare il peccato anche dell'altro su di noi.